Tra un po' esce God, vabbè, lo prendiamo. Oh, ci sei? No, scusa, stavo pensando a una cosa mia, una roba. Allora, sto COD. Che cosa? No, non dico, esce il nuovo COD Call of Duty a novembre. Ah, ma è un sequel di Che quello. cazzo stai dicendo? No, scusa, è che sto un po' sfasato perché stavo pensando a una cosa, c'ho sto pensiero in testa, però è una cosa mia, non ne parliamo adesso. Vabbè, non ti preoccupare, non No, indago. perché ho visto che un sacco di gente parla di grafica, no, parla di grafica, però ne parla a sproposito. Grafica di qua, grafica di là, ma che è sta grafica? La grafica in un videogioco è tutto ciò che concerne il comparto visivo. Qualità dell'illuminazione, ricchezza dei modelli, colore, texture, materiali, sprites, artwork e chi più ne ha ne metta. In poche parole, la grafica è quello che vedi. E noi di grafica parliamo spessissimo perché, almeno per noi, non è un aspetto trascurabile. Tanto che nel corso degli anni molti si sono fatti l'idea che basti una bella grafica per farci piacere un gioco. Certo, come no. Ma questo video nasce con l'intento di analizzare l'attuale percezione di quello che, ormai in nona generazione, viene considerata una grafica spaccamascelle. Arrivano nuove tecnologie come quelle di Epic e del suo Unreal Engine che assicurano dettagli mostruosi e una luce più vera della luce vera. Fanno capolino ray tracing, DLSS, Nanite, Lumen, e il mercato si sta letteralmente ingolfando di nuovi espedienti e feature esclusive al solo scopo di creare in tempo reale l'immagine più figa che si può. Ma il punto è, che cos'è una bella grafica? E soprattutto, È davvero una questione di avanzamento tecnologico? l'argomento è complesso, ma procedendo con calma arriveremo a capirci qualcosa. Partiamo dal principio, da una delle feature più importanti nella storia della grafica dei videogiochi, la feature denominata Paracool. Non esiste davvero, l'abbiamo inventata noi per farvi fare una risata, ma sentite qui. Senza paraculaggine, i videogiochi non si sarebbero mai evoluti così tanto. Eh sì, perché se tu hai a disposizione un processore primordiale 8-bit, tipo quello dell'Atari 2600, potresti avere un po' di difficoltà a renderizzare, che ne so, i pori della pelle o la pelliccia di un animale. Meno male che noi almeno di colori ne avevamo tantissimi. Guarda quanti colori, guarda, guarda quanti colori, guarda. I personaggi erano personaggi perché tu volevi che lo fossero, ma se avessi voluto che fossero cazzi, ci avresti visto tranquillamente dei cazzi. E allora come si fa a far capire al videogiocatore che quello che sta usando è un essere umano e non una pila di scatoloni colorati? Beh, si utilizza la tecnologia Paracool. Questa feature grafica non era prettamente hardware, cioè nel senso era hardware ma non sull'hardware della console, era una roba stampata sulla confezione del gioco. Guardavi la copertina e riconoscevi subito Indiana Jones, cappello, frusta, giacca di pelle, insomma, era chiarissimo. Quindi poi in gioco non avevi dubbi, quel cazzo rosa in mezzo allo schermo era proprio lui, Harrison Ford, col suo sorriso affascinante e il glande scoperto. E a noi stranamente stava bene così, forse perché un po' istintivamente sentivamo che il videogioco era un medium limitato. Ma gli anni passano, la tecnologia avanza e la grafica migliora, giusto? Giusto, ma anche no, perché la feature Paracool era più forte di qualsiasi avanzamento tecnologico e questa volta era integrata nel software. Prendete Mortal Kombat, ok? 1992. Era fenomenale. Una grafica così in un picchiaduro non l'avevamo mai vista. E ti credo, perché tecnicamente noi stavamo guardando delle persone vere, non classici sprites. Tramite un sistema paraculissimo, veri attori interpretavano i personaggi del gioco e dai fotogrammi catturati in studio venivano poi realizzate le animazioni che il giocatore vedeva in game. Era il futuro, di colpo, tutto il resto ci faceva cacare. Indiana Jones ormai era solo un cazzo che camminava nel nulla. I personaggi di Mortal Kombat erano fotorealistici, anche perché erano foto. Ma il futuro è dietro l'angolo, precisamente un anno dopo. Nel 1993 Sega pubblica il primo picchiaduro interamente in 3D, Virtua Fighter. E ragazzi, era una merda era. Virtua Fighter era il futuro che nessuno aveva chiesto e che nessuno era pronto ad amare. Ma che cazzo? Eravamo arrivati ad avere personaggi veri in un videogioco e la nuova tecnologia cosa ci portava a schermo? Esatto, la merda.
E no, non è una cosa che diciamo con il senno di poi, vi assicuro che Virtua Fighter ci faceva abbastanza cagare anche all'epoca. Cioè, c'era il nostro lato nerd che ovviamente capiva l'importanza dell'operazione. Ma nessuno si sarebbe azzardato a dire minchia che grafica, ah che bello, sarebbe intervenuta a buon costume. Anche perché nel 94 uscì The King of Fighter, e sì, era un gioco disegnato con gli sprites, ma era meraviglioso. Piccolo confronto. Ecco qui, a posto. E comunque c'era anche un altro fattore importante. Non è che c'entrasse molto con la grafica, però era importante. Sempre nel 92-93 ricordiamo Wolfenstein 3D e Doom, piccoli capolavori della paraculata che, per gestire un mondo di gioco in tre dimensioni con le tecnologie dell'epoca, usarono la scorciatoia degli sprites 2D spacciati per 3D. Nemici, items, oggetti di scena, tutto era bidimensionale e piazzato su un solo piano. Ma al ruotare della visuale del giocatore, tutto ruotava con lei, facendo sì che ogni elemento fosse sempre rivolto verso il player. Insomma, era impossibile vedere la schiena di un nemico. Tutto era una sagoma bidimensionale che ruotava verso di te che giocavi. E funzionava. Un po' meno con i cadaveri, magari. E anche se può sembrare un po' scontato, come non parlare di Silent Hill, che nel 99 paraculava più di tutti? Eh sì, perché la nebbia in quel gioco era così fitta da non farti vedere una minchia o un palmo dal naso. E tutto questo con estrema gioia del sistema PlayStation, che doveva renderizzare giusto il tuo personaggio, qualche nemico e qualche striscia pedonale. Insomma, personaggi fatti anche bene, ma dispersi nel cazzo di nulla. Ma ci stava, era anche quello il bello. E Resident Evil, nei primi capitoli della saga c'erano dei fondali fuori di testa, e grazie al piffero erano immagini immobili sulle quali il personaggio si muoveva. In pratica la mappa era delimitata da quattro poligoni in croce che fornivano i limiti del movimento, ma tu percepivi una quantità altissima di dettagli che erano del tutto farlocchi. Insomma, nonostante i limiti, si è sempre cercato di mostrare una roba bella. Una cosa che fosse ricca, dettagliata, anche a costo di imbrogliare. Comunque, il punto a cui vogliamo arrivare, dobbiamo arrivare, è questo. Gli avanzamenti grafici, anche se farlocchi, erano palesi. E non c'era bisogno di una Digital Foundry che ti contava i poligoni o magari i riflessi di luce sulla capoccia di Kratos. No, semplicemente tu lo notavi ad ogni generazione. Vedevi giochi più belli o comunque più avanzati. Ecco, ultimamente ci è toccato dubitare dei nostri stessi occhi, mettendo a paragone giochi usciti a distanza di parecchi anni, per capire dove fosse il loro famoso upgrade grafico. Spider-Man 2, uscito da poco, ha un colpo d'occhio pericolosamente simile alla versione del 2018, con alcuni visi decisamente peggiori e anche qualche bruttura qua e là. Il gioco guadagna in rapidità di caricamento e in ray tracing, però. E queste sono le feature più next che ci troverete dentro, insieme ad un frame rate più alto, chiaramente. Ma davvero, stop. Per notare altri dettagli bisogna smettere di giocare e mettersi lì con la lente di ingrandimento a fare i nerd. E allora adesso parliamo di sta piaga che sta dilagando ovunque. Sto cazzo di ray tracing. Noi, dall'alto di una vita passata a videogiocare dopo qualche anno dall'inizio della follia RTX, possiamo sbilanciarci in questo modo. Il ray tracing è solo un mattone. Che non vuol dire che è fuffa, attenzione, esiste, il suo effetto c'è, ce l'ha ed è pure figo, ma nell'economia della tua partita a COD, a Spider-Man, a Dark Souls o quello che ti pare, quante volte ti metti lì a controllare se la luce rimbalzi in modo corretto su un oggetto? Ve lo dico io, mai, a meno che non stai lì a guardare ed apprezzare il ray tracing non lo noti. Dopo 5 minuti che sei preso dall'azione, nei riflessi potrebbe esserci pure Padre Pio che suona la tromba e tu non ci faresti caso. E figuratevi se il videogiocatore medio sa in che modo dovrebbe rimbalzare la luce in una caverna o il coefficiente di rifrazione del vetro. Dai, sono tecniche quasi invisibili durante un'azione di gioco. Certo, se esistesse un gameplay che sfrutti questa tecnologia come base per costruire, che ne so, enigmi, mappe ed elementi giocabili, allora tutto avrebbe senso. Ma non ci siamo ancora. E ancora non esistono situazioni in cui il ray tracing è, di fatto, indispensabile per far funzionare un gioco. Tutto sto macigno che blocca la tua console e ti manda il frame rate a puttane, per cosa? Per una roba che nota solo chi si mette lì a fare le pulci alle pozzanghere? Anche perché di giochi senza il ray tracing, ma belli, è pieno il mondo. Ma vi ricordate Sleeping Dogs, che spettacolo che era quando a terra c'era l'acqua perché pioveva? E all'epoca non c'era il ray tracing.
magari a controllare le pozzanghere ti rendevi conto che non c'era riflesso nemmeno il palazzo giusto. Ma è pure vero che se giochi fissando le pozzanghere è un po' come scopare contando i capelli al partner. E sentiamo cose come la profondità di campo su Spider-Man 2 è incredibile. E va bene, tanto di cappello, ma siamo a New York. Cioè, che ti frega di metterci la profondità di campo del Trentino Alto Adige? Mettici un po' di smog, un po' di aria sporca, porca troia. Dov'è finita la tecnologia Paracool? Ve la siete scordata? Mo, da pochi giorni è uscito Alan Wake 2, ok? E vai, ovviamente si parla un botto della grafica, perché è effettivamente molto figa. Molto belli i volti, bellissimi gli ambienti, un lavoro pazzesco tra luce e colori. Però... Alan Wake 2 se ne sta lì immobile, come un sasso. Bello da morire, ma interagibile come la Gioconda al Louvre. Guardare e non toccare. A malapena si spostano le foglie quando ci passi sopra. La vera interazione con l'ambiente è luminosa, in effetti. È un gioco con un'atmosfera molto intrigante e il fascio di luce di una torcia fa la differenza tra il vederci qualcosa e andare di faccia contro i muri. E quindi il sistema di illuminazione è da 10 e lode. Però a vedere le espressioni un po' ingessate dei personaggi e l'ottima resa della versione console, a me è tornato in mente un gioco un po' bistrattato della scorsa generazione. Usciva un po' timidamente allo scoperto per mano di Ready at Dawn e si intitolava The Order 1886. Vi facciamo vedere le immagini, ragazzi. Ora, sinceramente, se vi avessero raccontato che questo gioco è dell'attuale generazione, voi avreste dubitato? Noi no, ce la saremmo bevuta in pieno, perché nel 2015 questa roba qui era fantascienza. Anche in questo caso, interazione zero, visi un po' ingessati, eccetera, ma era 8 anni fa, Dio buono. E Ready at Dawn ha pure usato benissimo il sistema Paracool, piazzando in alto e in basso un paio di bande nere che da un lato offrivano un look molto cinematografico e dall'altro toglievano circa 500.000 pixel da renderizzare. Probabilmente se ci mettessimo a fare un'analisi tecnica, Alan Wake 2 ne uscirebbe vincitore. Ma i tuoi occhi non fanno analisi tecniche, si godono soltanto la scena. E se una scena è bella, stop, non ci sono numeri che tengano. E allora ha ancora senso spingere la tecnologia verso feature difficili da notare? Quando i nemici sono ancora scemi come la merda? Ha ancora senso accanirsi su quello che si vede? Quando quello che giochiamo è quasi tutto uguale da 10 anni? Secondo noi no. Grandi artisti e sviluppatori coi controcazzi hanno già appagato i nostri occhi da parecchio tempo. Le nuove tecnologie videoludiche, almeno per noi, dovrebbero essere tutte incentrate sulle meccaniche di gioco. Perché di mondi belli è già pieno, mancano i mondi vivi con buona pace di Cyberpunk e Starfield e mancano le interazioni, manca la reattività e il divertimento, manca sperimentare, inventarsi un gioco nel gioco, divertirsi nel gioco, col gioco e per gioco. Perché la grafica è importante. Però raga, il livello è già altissimo. Smettiamola di guardare Next, giochiamo Next piuttosto. Amen. Facci sapere cosa ne pensi nei commenti e soprattutto utilizza sempre le forbici dalla punta arrotondata, come facciamo noi.